Ti ricordo di usare Alexi come supporta un creatore nello shop di Fortnite. Grazie per il supporto e buona visione. Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo a capire quale pompa scegliere. Infatti quando sto registrando nel gioco ci sono due pompa: il tattico e il fucile pesante a carica. Ho trovato il tattico verde e poi andremo anche a potenziare, a vedere i danni. Forse introdurranno anche nuove tipologie di pompa. Vi ricordo che Fortnite è un gioco in continua evoluzione. Infatti potrebbero introdurre o rimuovere i pompa. Comunque vediamo quale pompa scegliere. Notiamo intanto le differenze. Abbiamo fucile pesante a carica, danni 80, cadenza di tiro 0,85, dimensioni caricatore 3, tempo di ricarica 4,8. Poi abbiamo fucile pesante tattico, questo è non comune verde, ma dovrebbe variare di poco dalla variante comune, quella grigia. Danni comunque 71, cadenza di tiro 1,5, dimensioni caricatore 8, tempo di ricarica 6. Proviamo a spawnare qualche nemico. Eccoci qua, cominciano a sparare. Proviamo prima col tattico. Ok, perfetto. Adesso proviamo con il fucile pesante a carica. Una cosa molto interessante del fucile pesante a carica è che si può ricaricare, potete vedere. Guardate, più lo carichi maggiore danno fa. Guardate, quando lo carichi è un po' più difficile mirare e muoverti. Adesso proviamo il tattico e quello a carica. Prima quello carica, 77, senza ricaricare. Notiamo che il colpo è un po' lento. Ha 3 soltanto colpi nel caricatore. Vediamo nella distanza. 23. Adesso proviamo il tattico. 33. Ok. Andiamo giù. Testa 57. Era un po' distante, vabbè. Proviamo invece con la carica. Caricato al massimo 96. Tanta roba. C'è un altro. Attenzione. Ok, 48. Quindi notiamo che il tattico è un'arma molto veloce, ma fa anche un po' meno danno di quello a carica. Ovviamente tutto dipende anche dalla distanza, da quanti colpi entrano. Comunque, se uno preferisce un'arma un po' più veloce, che continua a sparare ma fa meno danno, può scegliere il tattico. Ah, comunque adesso ho trovato anche il tattico bianco. Vediamo la differenza: 68 danni, 1,5 cadenza di tiro, dimensioni di caricatore 8, tempo di ricarica 6,3. Praticamente il tattico ci mette di più, ma ha le dimensioni del caricatore 8, mentre quello a carica ha 3 e ci mette anche di meno. Cadenza di tiro 1,5 e 0,35. Danno fa 68. Ricarichiamo al massimo 34. Non ricarichiamo. 27. 13. 20. Vi ricordate questa cosa? Avete 3 colpi per far fuori l'avversario, oppure dovete dopo aspettare o bozzarvi per poi ricaricare. Mentre quello tattico ne ha 8. Vediamo un po', potenziamo quello viola. Il caricatore invece dovrebbe cambiare in teoria. Il pompa cariche dovrebbero essere 4 colpi. Vediamo, infatti ce ne sono 4. E già qui la storia un attimo cambia. Vediamo i danni. Ok, proviamo questo prima. Muore con un colpo. Ovviamente questo non ha scudo. Proviamo invece quello il tattico. Ci vogliono più colpi. Vediamo i danni: 79 il fucile pesante tattico, cadenza di tiro 1,5, dimensione di caricatore 8, tempo di ricarica 5,4. Mentre fucile pesante a carica, danni 93, cadenza di tiro 0,85, dimensioni caricatore 4, tempo di ricarica 4,2. Questa volta però anche il caricatore aumenta. Proviamo da lontano, carica massima, muore. Ok, proviamo qua. Ok, praticamente qui potete anche ucciderlo da una distanza un po' più elevata, mentre il tattico no. Proviamo da ravvicinato senza carica. Ok, fa tanti danni anche con una minima carica. Proviamo adesso il tattico
Vediamo. Fa meno danni, ci vogliono più colpi. Attenzione con quella carica, se smirate è un problema, perché ci vuole un po' da uno sparo all'altro. Quello leggendario non dovrebbe cambiare di molto, ma soltanto alcuni valori. Comunque, per concludere quindi, quello a carica è per chi vuole un danno maggiore anche dalla distanza, ma uno è anche più lento a sparare anche tra un colpo all'altro, mentre quello tattico a chi vuole un danno minore anche dalla distanza e uno spara più velocemente anche tra un colpo all'altro. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite, lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli.